E rieccoci qui, ragazze e ragazzi, su The Last of Us parte 2. L'episodio scorso abbiamo finalmente raggiunto l'hotel se qualcosa, iniziava per S, un nome che non mi rimane in mente. Vabbè, l'hotel dove erano accampati, pare, questo gruppo capitanato, penso, o co-capitanato, visto che pare che un certo Isaac sia il capo, però Abby secondo me è un pezzo grosso. E abbiamo trovato le tracce di Tommy, che ha torturato e quindi poi ucciso un paio di questi membri, i quali abbiano cantato o meno non lo so, però anche lui ovviamente cerca vendetta per Joel, giustamente. Anzi, cioè, in un certo senso non pensavo che Tommy si incamminasse verso questa via. Più Ellie mi sembrava il tipo, appunto, da tipo vendicativo, ecco. Tommy, sì, sappiamo che ha fatto cose brutte in passato, però poi alla fine si è sistemato a Jackson, ha anche una moglie, quindi non pensavo che avrebbe preso i bagagli e sarebbe venuto fino a qua. Vabbè, dopodiché, insomma, siamo stati catturati, però ci siamo liberati, abbiamo ammazzato tutti e siamo finiti qua, sul tetto. Va bene, abbiamo ammazzato anche uno che avevamo visto lì all'inizio, che faceva parte del gruppo che ha ucciso Joel. E vabbè, proseguiamo. Vediamo. Un po' di roba. Strano. Ok. Quanta roba ho? Un bel po', direi. Ah, guarda. Adesso non so cosa si fa con le forbici e il nastro. Non me lo ricordo neanche più. Però anche solo avere 3 bottiglie di alcol e 3 pezzi di stoffa, possiamo fare un bel po' di kit medici. Ma adesso non facciamo nulla, ovviamente. Armi. Siamo messi bene, devo dire. Qua, ok, 4 colpi massimo tiene. Aspetta, cos'è? Ah no, boh, non so, vabbè. Ok, va bene. No, siamo ben armati, dai. Visto che le armi le sto risparmiando. Qui, ma quanta roba ci danno? Mi sembra molto strano. Allora, da qui in poi uccidete qualsiasi intruso. Manderemo altre unità a cercare l'altra donna. Tornate all'avamposto entro fine giornata. Portate tutte le provviste disponibili. L'altra donna. Ah, ma forse si riferisce a Dina. No, si può girare, no? Ok. Niente. Sì, in effetti, cioè io le vedo più tutte e due come ragazzine, più che donne. In un certo senso, però effettivamente in un mondo del genere si cresce in fretta. Cioè, alla fine però hanno, penso, 16 anni. Non ci credo. Al massimo. Che ne dici? Aspetta, io sono rimasto sorpreso qui. Cavolo, al massimo no. Quindi vuol dire che il massimo è 3 di qualsiasi cosa? 3 unità? E allora faccio qualcosa. Facciamo... E la moto non l'ho ancora usata. Non ho ancora avuto il piacere. Però il kit medico... No, dai, facciamo la moto.
E no, al massimo no. Siamo al massimo di qualcosa. Piuttosto, creo. Così. No, teniamo la bottiglia, va. Cani? Addirittura? Forza. Dobbiamo andarcene da questa scuola. Ora. Deve esserci un modo per scendere in strada. Addirittura i cani. È un'aggiunta nuova. Se vengono, diciamo, comandati dagli umani. No, nel primo non c'erano. Non mi sembra di ricordare qualcosa in merito. Qui dobbiamo saltare. Aspetta. Se ti sposti. Ok. Andiamo. Sì, devo. Quando raggiungo il massimo devo creare, punto. Perché non. No, le risorse indietro non le lascio. Ok. Ok. Questo aveva dell'esplosivo in camera. Aspetta. Vai, una carta. Cardio. Spegni la torcia. Gira. Cardio, vero nome Pedro Rojas. Rojas. Vabbè. Mente 60, forza 60, affiliazione nessuna. Pedro Rojas, Rojas, non riesco a dirlo, era un maratoneta con grandi ambizioni, puntualmente deluse da risultati sottotono. Quando la Spark gli offrì una resistenza illimitata e lo scelse come cavia per il suo cuore artificiale di velocitanio, Pedro accettò senza esitazione, prima di fuggire con il nuovo ritrovato. Ormai noto come Cardio, può correre più velocemente e più a lungo di chiunque altro. La Spark continua a inseguirlo per completare i suoi esperimenti, ma raggiungerlo non sarà facile. Eroe. Vabbè, alla fine tutte queste carte qui sono un verso ai supereroi classici, questo è un po' il verso Flash. La Madonna, addirittura, 4 monitor, cosa devi vedere? Già con 2 sono tanto, cioè 2 è tanto, ma è stracomodo. Da quando, ormai sono anni, che ne ho 2 di monitor con la scusa che devo registrare, 2 è top. Davvero. Ne ho sempre avuto uno io, ma quando ne ho 2 sono molto molto più comodo. A 4, vabbè, 4. Boh, vabbè. Avrà 4 occhi, non so, boh. Ah, brava che mi hai aspettato. Sì, non ti affacciare, però. Dobbiamo tornare in strada. Ho capito. Ma non è che torniamo in strada affacciandoci, eh? Dobbiamo passare inosservati. Cos'è, un documento? No, non c'è niente. Settembre 2013. Tutto fermo al 2013, vabbè. Non è successo tutto il fattaccio. Aspetta, che se tocco la porta
Devo stare attento a quello che tocco, che poi vado avanti con la storia e lascio indietro roba. E la cosa mi dà fastidio. Cassetto così grande, non c'è niente. Ok. Vai. Come si è ammessi a potenziamenti, va? 27. A 20, potremmo farlo. Ma io quasi quasi sì, dai, è inutile che lo fa. Cioè, aspetto il terzo manuale, chissà quando lo troviamo. Io direi possiamo anche andare in ordine, dai. Crea potenziamenti da mischia. Crea un potenziamento per l'arma da mischia, ripristinandone completamente la robustezza e incrementando notevolmente i danni inflitti. Però la formula richiede strumento di fissaggio, lama e arma da mischia. Ah, questo qua, sì, il nastro e la forbice. Apprendi, apprendi. Ok, poi c'è creazione rapida. Crea ogni oggetto al doppio della velocità. Va bene. Allora, forse adesso abbiamo sbloccato. Ah, vedi? Ok, queste qua andavano sbloccate. Allora, aspetta un attimo. Io prima di andare avanti, do una ripassata. Visto? Questo è diverso. Nel primo invece, vabbè, le risorse erano già tutte disponibili e dovevi trovarlo, ovviamente. Questo no, questo è nuovo. Adesso appena abbiamo un'arma da mischia. Quindi il nastro e le forbici forse è dedito solo alla riparazione allora delle armi da mischia? Cioè non devi fare altro? No, basta. Quindi vabbè, sì, avremmo allora lasciato indietro sicuramente roba, perché queste due tipologie di risorse le ho sbloccate ora, vabbè. Non importa. Ok. Ok, non c'è nessuno. Sì, sembra sicuro. Bene, vieni a vedere. È una di loro. Che si fotta allora. Leggi la lettera. Zoltan, Isaac ci ha assegnati per 2 settimane intere allo studio TV. Iene avvistate in zona. Questa è per farti compagnia, Lia. Lo studio TV. Pensi sia ancora lì? Non resta che scoprirlo. Allora, è vicino a questi palazzi alti. Di là. Ok. Andiamo lì. Ok, abbiamo un obiettivo, rapirla e farla parlare. Se parlerà, però. Me la sono vista brutta. Grazie per l'aiuto, comunque. Figurati. Vabbè, era l'unica che effettivamente poteva salvarci. Così, quelli sono i lupi. Sono ben armati. Sì, decisamente. Ti aspettavi che fossero così tanti? Tommy non lo escludeva. Fa differenza per te? No.
Direi di no, infatti. Occhio alle pattuglie. Qui intorno ce ne sono alcune che mi hanno seguita. Quante? Un paio, ma penso che ce ne siano altre. E quando capiranno che non siamo più alla scuola? E che abbiamo ucciso i loro amichetti. Ci daranno la caccia in massa. È un bel casino, aspetta. Un attacco del genere non me l'aspettavo. Loro non sono come noi. E se fossimo state rifugiate? O avessimo avuto informazioni utili per loro? Non mi sembra che gli interessi. No, ma cosa ne frega. Ormai mi sa che il loro gruppo l'hanno fatto. Stop. Ah, ecco, appunto. Cercavo magari una casa. Ci sarà ancora qualcosa in questi edifici? Qualcosa rimane sempre. Visto che è un momento tranquillo, magari. Carta. Sto trovando parecchie carte. Kinnard Esk. Georgina Kinnard. Mente 80, forza 40. Affiliazione Society of Champions. Georgina Kinnard, Georgie per gli amici, è una brillante avvocatessa con una straordinaria passione per il rispetto delle norme. Ha acquisito grande celebrità come legale degli eroi accusati di negligenza, uso eccessivo della forza, distruzione di proprietà privata e condotta pericolosa. La notorietà l'ha portata al centro di attenzioni indesiderate, ma la sua cintura nera in Aikido e il numero della Society of Champions sul registro delle chiamate rapide tengono alla larga buona parte dei nemici, permettendole di continuare indisturbata la sua battaglia per la giustizia. Eroe. Spero di trovare un banco da lavoro, così. Non ho visto quanti attrezzi abbiamo, quanti componenti, però. Ok. Bastano, qua non, forse non c'è nient'altro. Qui però. Abbiamo ancora la mappa? Cioè sì, ma no. Ah, ok, manca giusto l'arma. Potenziamento mischia, va bene. Aspetta, quanto siamo? Abbiamo tre fazzoletti, diciamo tre stoffe. Ci manca mezzo alcol per averne un altro. Va bene. Però io non. Cioè, lei mi segue. Ma io ho paura veramente di perdermi cose. Se sapessi qual è la strada giusta per far mandare avanti la storia, io ne farei un'altra. Ok, noi siamo. Siamo arrivati da lì, sì. Perché no? Sì, ok, ho già scordato qui. Ok, sì. Proviamo. No, qui sono entrato adesso. Aspetta. La mappa della zona qui. Ah no, niente. Qui c'è un altro edificio. Tina, sangue fresco. Sono pronta. Infatti stavo dicendo sangue. Però mi sa che è andato su. Massimo. Ora facciamo. Aspetta. Altro recipiente. Facciamo un kit medico stavolta.
già due moto, possiamo averne massimo tre. Facciamo il kit medico, dai. Ok. Pastiglie. Già è andato su. No, che fa? Merda, oh madonna, ma che cavolo, ma dove è sbucato? Preso? Aspetta, aspetta. Sì, sì. Merda, ho le palpitazioni. No, io ne sono incriccato qui. Vabbè, me lo sono trovato alle spalle, maledetto. Però forse c'era solo lui, visto che hanno parlato. Aspettiamo un attimo prima di curarci, va? Forbici. Trovassi un'arma da mischia. Poi non si è neanche sentito, non ha gridato, non ha emesso niente. Ok, componenti. Un proiettile. Per il revolver. Si esce, ma io non esco. Esco dalla porta. Ah, di qua. Una piscina. Si può andare giù, sì. Andrà a vedere qui. Quest'acqua farà schifo. No, non c'è niente. Quello cos'è? Motel tipo? Eppure non me lo spiego. Perché non hanno ucciso te e Tommy quando potevano? Non lo so. Sembra assurdo. Forse sono stupidi. Forse. Aspetta. Cosa? Forse non eravate voi quelli che stavano cercando e vi hanno liberati. Però ci hanno pestato a sangue. Quel Jordan mi ha spaccato la faccia. Vero, ma perché non andare fino in fondo? Non importa. Sono delle merde. Sicuro? Beh, ma in realtà uno lì, quello che parlava spagnolo, se non sbaglio... Come si chiamava la ragazza della nota? Quella dello studio TV? Lia. Era quella... era quella con la treccia? No. No. L'unica cosa che ricordo di lei è il suo pianto mentre sfregiavo quel sadico pezzo di merda. Come ti comporterai con lei? Voglio scoprire cosa sa e dove sono gli altri, innanzitutto. Le chiederai perché l'hanno fatto? Sì. Mi sembra ovvio. C'è qualcosa che aiuti a fare luce sul passato di Joel? Niente di nuovo.
possibile che ti abbia nascosto qualcosa del suo passato? Decisamente. Non amava parlare di sé. Ok, sono tornato qua, ok. Mi chiedo che cosa ne pensi, Tommy. Forse può sapere qualcosa su chi frequentava Joel. Sì, ma io spero sia qualcosa legato al primo capitolo, ovviamente, non che è cicciato fuori qualcosa così all'improvviso. Boh, non lo so. Anche se nel primo capitolo l'unico gruppo che poteva avercela con Joel erano le luci. Però boh. Aspetta, e qua tutto chiuso. Guarda un po'. A Seattle comandano sempre i peggiori. Ah, questo? Secondo te da quanto è qui? Almeno qualche anno. Probabilmente risale al periodo in cui c'era l'esercito. Deve essere stata dura per la gente. Prima l'epidemia, poi la fedra e poi i lupi. Chissà quanti sono rimasti e si sono arruolati nel VLF. Bella domanda. Le regole del VLF vanno rispettate. Le istruzioni dei soldati VLF vanno seguite alla lettera. I collaboratori della Fedra saranno giustiziati. È vietato lasciare le aree assegnate senza autorizzazione. Il coprifuoco resta in vigore fino a nuovo ordine. Vabbè, anche loro comunque non è che erano meglio dei militari. Cioè della Fedra. Anzi, forse è anche peggio. Vediamo qua se c'è qualcosa. Questa è chiusa. Quella è chiusa. Dalla finestra. Occhio però, perché io qua no, forse. Ok. Una carta. Roccafella. Vero nome Norman Striker, mente 60, forza 100, filiazione Society of Champions. Il magnate dell'edilizia Norman Striker raggiunse l'apice del successo costruendo la sede della Spark, suddivisa in strutture visibili al mondo e complessi di ricerca sotterranei. Ma quando il ricco imprenditore venne a conoscenza di un esperimento segreto, Laurent Foucault, cercò di eliminarlo innescando l'esplosione di una cava. La Society of Champions tentò invano di liberarlo dalle rocce, ma infine furono costretti a fondere il suo corpo con i minerali, sfruttando le tecnologie di Dottor Stem. Ormai coperto completamente da una corazza di pietra, Roccafella mira a distruggere la sede della Spark, mattone per mattone, e per sua fortuna conosce quel posto meglio di chiunque altro, eroe neutrale. Ok, abbiamo aperto la porta. Qua c'è una bottiglia. Esplosivo. Stoffa. A vedere. Due, tutto due abbiamo. Ottimo. Ottimo. Andiamo su.
Qui si va avanti. Aspetta però. Mica ho visto tutto. E qua. Ah, pensavo fosse aperta. No? Materasso. Ok. Sì, penso che alla fine, come abbiamo ben potuto vedere, la strada è una sola. Però, quindi ci si può anche perdere, ma fino a un certo punto. Però mi dispiacerebbe tralasciare qualcosa, visto che siamo particolarmente accorti. Per esempio, lì in alto. Non so se si può accedere. Ah, guarda. Ah, ma non ci si può buttare dall'alto. Ah, quel cassonetto lo porto lì. Ok. Aspetta, quindi di là cos'è, un vicolo chiuso allora? Ah sì. Vicolo chiuso. No, pensavo che dal balcone si poteva scavalcare. Ecco, ma... Vabbè, no, usiamo... Che stai facendo? Ma tipo... No, qui non si può mettere, no, perché lì mi sembra accessibile, però... Si sposta male. Ok. Era incastrato. Aspetta. No, io voglio... Cioè, avvicinarlo, ecco. E 9, cioè ci arriveremmo. No, oh, oddio. va bene, dai, ho capito. Sì, qui hanno messo i gradini perché così non puoi portarlo in giro, vero? E infatti, vedi, non può uscire da qui. E allora mettiamolo al suo posto. Cioè qua. Torno tra un secondo. Resto di guardia. Ah, quindi mi stai dicendo che forse questa è una zona bonus, cioè extra. Visto che lei resta di guardia. Forbici. Documento. Viv, ieri ci hanno derubati, è stato Jimmy. Spero che agisse da solo. Se ve la passate male possiamo parlarne. Ho a cuore sia te che tuo figlio. Ora più che mai dobbiamo coprirci le spalle a vicenda. La città è già piena di criminali. Sì, però è incredibile che in questo mondo comunque cioè la maggior parte degli esseri umani è un criminale, cioè davvero non ce ne sono di persone per bene. Oddio, sì, a Jackson, ok, però dico in giro non incontriamo mai o difficilmente. No, nel primo avevamo incontrato quella coppia padre e figlio e non mi ricordo i loro nomi. Cos'è? Che diavolo è? Una bomba? Una specie di bomba. Le trappole esplosive si attivano quando un nemico è nelle vicinanze. Niente male. Ottimo. Quindi possiamo fare le bombe. Formula sbloccata, trappola esplosiva. Fa vedere.
E infatti può essere fatta con recipiente esplosivo. Lo stesso della bomba stordente, no, ma io opterei per la trappola esplosiva. A parte che siamo a tre come recipienti, quindi adesso vediamo se ne trovo uno, allora magari me la faccio un'altra di trappola esplosiva. Sì, no, dicevo, nel primo abbiamo incontrato quella coppia padre figlio di colore e erano persone per bene, peccato però che poi, cioè, il figlio è stato infettato, quindi lui ha sparato al figlio, il padre, e poi si è suicidato. Che bello, eh. Aspetta, ma è tutto qua? Cioè no, tutto qua, cioè nel senso, bomba, ottimo, però non possiamo andare da altre parti, quindi non so perché qua, lì. Trovato qualcosa? Mi sembra accessibile, sì. Però magari no. Prova interessante. Ok. Ah, quindi questo non va qua. Io pensavo andasse qua. Va qui. Io pensavo... Vedo ancora gli edifici. Come vuoi procedere? Vediamo. A piedi. Piano piano, piano piano. Setacciando tutto. Pensavo di dovevi buttare da qui. Forse si poteva fare, perché qua c'è il furgoncino. Solo che ci perdevamo la trappola esplosiva. Qua. Oddio. Lupi. Almeno non continuava burrito del cazzo ogni tre giorni. Io non ne posso più. Sai quante volte mi sono intossicato? Per questo ho iniziato a pescare. Comincio ad avere fame. Beh, allora smetti di parlare di cibo. Già. Sì, beh, meglio che si ripulisca la zona. La ragazzina. Qui da qualche parte. Non potrebbe essere una iena. Era a cavallo. Non è una iena. Allora l'hanno ammazzata le iene. Facciamola finita e andiamo a mangiare, ok? Porca vacca. Di sicuro la troveranno prima le iene o gli infetti. Meglio. Così dovremo solo recuperare il cadavere. Pensavo che erano subito qua. Mi sembrava di averli sentiti molto più lontani. Cacca. Userei volentieri il fucile a pompa, ma... Se viaggiano in coppia, però no, eh. Ci sarà altra bella robina, quindi no, non mi spingere, per favore. Sono andati via. Questo viene qua. C'è qualcosa. Merda. Di qua. Via. Ok. Non deve scappare. Seguimi.
Aspetta. Aspetta. Facciamo perdere le tracce. Qua possiamo nasconderci. Mezzo. Questi si divertono. Ma guarda, stavo andando su io. Ok, ok, se è da solo tanto meglio. Controlla il negozio. Sì, vado. Bravo, bravo, controlla il negozio perché è importante. C'è qualcuno. Che diavolo? Ok. Sono nascosto in te. E Alan? Oh no, che succede? L'hanno ucciso! Staniamole. Particolare però che ognuno ha un nome. C'è. Sembra di vedere nessun altro, io rischio. Questa aveva un'arma. Aspetta. Non vedo nessun altro. Qualcuno c'è. Attenzione. Vieni qua. Porca puttana. È distratto. Quindi usiamo i cadaveri come... Oddio. Come esca. No. Non è mica una brutta idea però, in futuro. Oh, merda. Vai, l'ho spaccato la testa. Fatto in tempo, aspetta un attimo. Altri? Ah no, basta, era l'ultimo. Non credo. Ottimo. Bene. Merda. Aspetta un attimo. Riconosci qualcuno? Nessuno. No. Adesso fammi provare. Questa ZQ è grande, eh? Ah, manca il nastro. Sì, parecchio. Pensi che i lupi l'abbiano occupata tutta? Mi auguro di no. Secondo me sì. Se trovo del nastro, l'arma la voglio potenziare.
qui non c'è niente. Gadget per Halloween. Alcuni sono simpatici. Non fanno per me. Abbiamo brutti ricordi, vero? E infatti stavo dicendo, è forse un rimando a Left Behind DLC del primo, dove anche lì insomma eravamo insieme a una, però alla fine è morta, quindi insomma è morta trasformandosi, quindi forse è peggio. Nient'altro. Di là sia da qualche parte, qui chiuso. È chiuso. Ah, qua sopra, ecco, volevo andare sopra, ma poi è andato il tizio. C'è nulla. Eh no. Non c'è niente, vabbè. Ok. Allora, qua abbiamo visto. Qui dentro abbiamo visto. Diamo un'occhiata veloce. Forse sì, ma sono così concentrato che non me lo ricordo. No, al negozio sì, ok, abbiamo visto. Qui nulla, mi sa. Andiamo avanti. Ce ne saranno altri. Questo è il benzinaio con l'officina, magari c'è un banco da lavoro? Beh, ma cresce, cos'è, il muschio pure sulle macchine? Ma è metallo? Ok, ecco del nastro, però un quarto. Penso che ho premuto a raffica. Oh, immaginavo. C'era un banco da lavoro, eh. Allora, abbiamo 145 materiali. Allora, alla fine, finora ho usato solo la pistola. Perché è quella, diciamo, più debole, se vogliamo. Però, vediamo. Qua nel fucile... di chiedere il trasferimento alle gabbie. Altra pattuglia. C'è un tanfo da bomba. Per me sarebbe un'occasione. Non ci credo. Voglio pestare quegli stronzi e conoscere Isaac. Serve fegato per quel lavoro. Occhio. Quando piangono e gridano, non è facile. Tanto meglio. Ok. Metterò una buona parola per te. Cosa? Credo di aver sentito qualcosa. È qui! Ma porca, si è messa davanti. Aspetta. Aspetta, aia. Adesso. Aia. Ah, abbiamo. Fammi correre.
Speriamo di sopravvivere. Ok. Saremmo morti se non avessimo avuto tenacia, Aspetta. Aspetta. No, Crea, usa, scusa. Piano. Ok. Aspetta. Eccoli là. Mamma mia, non me l'aspettavo. Cioè, a parte che non me l'aspettavo che ci fossero così, diciamo, altri nemici sì, ma così. Cioè io ero tranquillo lì al banco da lavoro. Aspetta. Però Fide Diana, sì, com'è che si chiamava? Ogni tanto non me lo ricordo più. Il nome è comunque un nome particolare. Era davanti, io volevo scavalcare per prenderla. Ma sono solo in due. Vabbè, infetti sono distanti. Quindi fatti loro. Spero almeno. Aspetta, aspetta. Quindi vabbè, gli infetti pensano. Oddio. Da questa parte! Poi. Ecco, ho rotto pure l'arma, porca vacca. Dov'è? Non sparare. Ci sono infetti. E spara. Aspetta. Che fine hanno fatto? Divido. Oddio. Cosa? Ok, forse. Ma scusa, non va a aiutare il suo compagno questo. Ah. Ok, per un attimo stava incastrando nella finestra. Meno male, l'abbiamo. Ci è andata bene lo stesso. Qua lampeggiava qualcosa. Ok. Mamma mia. Aspetta adesso. Aspetta, lui mi ha lasciato qualcosa, forse? No. Vediamo. Clicker. Là in basso, ma evitiamo un attimo di andare di là. Io volevo vedere dal benzinaio. Beh, spero sia morto chiunque ci fosse qui. Io stavo. Stavo facendo i fatti miei, cioè. Ok. Stavo dicendo. Qua nel fucile possiamo aumentare la capacità. Però non l'ho ancora usato, effettivamente. Effettivamente. Invece, per quanto riguarda la pistola, che comunque è quella che userò per primo. Beh, cadenza di tiro frega un po' poco. Ecco, stuisci l'impugnatura della pistola per aumentare la stabilità dell'arma. Capacità caricatore. Aumentiamo la stabilità. Ma capacità caricatore. Ma frega un po' poco. Possiamo
fucile a pompa non ho ancora usato. Stabilità, capacità. Facciamo stabilità del fucile a pompa. Cerchiamo di essere più stabili in generale, va? Che bella, belle ste animazioni di modifica, anche se si vede parzialmente, però. E poi miglioriamo il revolver anche. Stabilità, direi. Velocità di ricarica. Ah, cavolo, i danni. Miglioriamo la stabilità, dai. Anche di questa. Così abbiamo le armi più equilibrate, più stabili e non sprechiamo colpi. Ok. Basta. Ci siamo potenziati per bene. Ah, non avevo caricato. Infatti è un po' lunga la ricarica. Siamo... No, teniamo l'altra. Esatto. Qui siamo carichi. Qui siamo carichi. Ok. Abbiamo un po' di colpi alla fine. Ne abbiamo presi. Ne abbiamo accumulati un po'. Ci nascondiamo dentro. Ok. In effetti 1-1-1 sembra poco, però se non li usi al massimo, cos'è il recipiente? Qui è al massimo sia recipiente che esplosivo, quindi io farei un'altra trappola esplosiva. Ok. Ok. Prendiamo la bottiglia. Ah va, altro esplosivo, tanto, tre quarti. Al massimo e facciamo un kit medico. Ok. Ok. Vai. Peccato che ora devo trovare un'altra arma da corpo, arma corpo a corpo. Questa era chiusa, cioè chiusa aperta, ma non c'è niente. Guarda, tu veramente, eh? Chi è? C'è qualcuno? Beh, ci sarà un infetto. Forse un runner. Questo è molto simile al luogo dove ci eravamo schiantati con la macchina nel primo. Qui ci sarà qualcosa qua dentro. No. Va che se arriva. Beh, meglio che si avvicina un po' almeno. Sole. Dov'è? Comunque l'istinto qua lo uso poco, anche perché praticamente è molto più depotenziato rispetto al primo. Non so se dipende dalla difficoltà che ho scelto, cosa plausibile, però è molto meno utile. Ah no, è là, è là. Per questo lo uso poco. Cioè, praticamente i nemici li vedi a 2-3 metri, non di più, non credo. Quindi tanto vale. Cioè, invece nel primo no, li vedevi anche a molta più distanza. Aspetta, Cerchiamo di ammazzarlo.
Cioè, ma vieni dritto dritto verso di noi. No, dai, Miz, posso essere così sfortunato. Cavolo. Ok. Ok, abbiamo un mezzo recipiente. Ok. Qui c'è qualcosa. No. Bello poi l'effetto del vetro che si rompe. No, ma fatto veramente bene. In generale, proprio.